Distrazione mediatica. Isolarsi è sicuramente una buona cosa, ma la vita corre così velocemente che il tempo basta appena per svolgere i nostri impegni quotidiani. Trovare il tempo per meditare e riflettere su noi stessi e sui nostri obiettivi oggi è diventato un lusso. Quando proviamo a farlo, una delle prime scuse che adduciamo per giustificare i pochi risultati è la mancanza di tempo. Il lavoro ci assorbe e non appena abbiamo un momento libero dobbiamo giustamente sbrigare tutti quei piccoli e grandi doveri che la vita ci impone. Sembra impossibile avere tempo, o almeno più tempo di quello che abbiamo. Oggi non solo abbiamo la televisione, ma anche internet, i social media e gli smartphone non ci permettono più di fare una pausa. Non ci sono più i momenti di solitudine. So bene che non è possibile eliminare tutti questi congegni elettronici e isolarci dai media, ma se vogliamo davvero liberarci dalle influenze esterne e ritrovare un po' di tempo per noi stessi, dobbiamo prendere delle decisioni forti. Prova a farlo almeno per un mese. Consideralo una dieta mediatica. Metti la tua televisione in cantina e spegni il cellulare a partire dalle 7 di sera. Smetti di seguire le notizie. Il mondo sopravviverà benissimo anche senza la tua attenzione. E anche tu sopravviverai. Garantito. Vedrai che rincasando dal lavoro, prima o poi, sarai costretto a trovare qualche attività creativa che ti piace, perché non sempre ti addormenterai sul divano alle 10 di sera.